Fungaroli. Oggi siamo su Sette Fratelli, siamo a funghi di carne. Questi sono i primi della giornata, dopo un'abbondante notte di pioggia. Questi sono i primi funghi che stiamo trovando. Sono dei pleurotici di felula, guardate un po', bellini. Questi sono piccoletti, ma sono già andati. L'importante è cercare di nascondere tutto agli avversari, buttare lontano i gambi. Questi sono i primi di oggi. Speriamo bene. Ne ho trovato uno più in là, vieni un po'. Mettiamo benino qua, ce n'è un altro più avanti. Vieni. Questo funghi di carne solitario, solitario, attaccato alla sua feruletta secca, guardate un po', un bel fungo di carne, guardate, bello, giovane, giovane, molto bene, solo, strano, perché generalmente esce in famiglie, però c'è continuo. Siamo a funghi di carne. Ciao, vado. Oggi pochi avversari, ne stiamo trovando, però qui sicuramente a fine settimana ci divertiremo. Oggi è martedì, nascondiamo i gambetti e guardate questa piccola famigliola. Questi sono dei funghi di carne ottimi per farli col sugo o con ossatura. Eccoli qua. Nascondiamo bene i gambi così e poi ci avviciniamo qua dove ne ho lasciato due belli. Vieni qua. Spero di ritrovare. Guardate qua, questo bel fungo di carne nella sua feruletta secca e noi andiamo a tagliare. Guardate, ha preso la forma della sua ferula. E questo qua, l'altro. Copriamo bene per gli avversari, altrimenti diamo lo spunto agli avversari. E poi ce n'è un altro qua, guardate, anche questo. Un bel fungo di carne, un bel pleurotus di ferula, guardate la sua feruletta secca e lui che non si approfitta, si nutre della ferula. Guardate qua, bello, nascondiamo bene, siamo sempre gli amici del porcino. Vi faccio vedere una bella famigliola di funghi di carne, il pleurotus della ferula, guardate questo. Questo piccoletto qua, guardate questi due qua, guardate questa famiglia qua, guardate un po', questi piccoletti qua, guardate questi qui, quest'altra famigliola qui e un'altra famigliola che abbiamo nascosto qua, perché questo è un peccato prenderla, guardate, speriamo che non li trovino, noi li copriamo con l'erba secca. Così gli avversari, vabbè, se ci fregano pazienti, però li lasciamo. Iniziamo a tagliare questi, magari quelli più grandetti, quelli piccolini, vedete, questi li lasciamo, cerchiamo di fare un'operazione chirurgica, tagliandoli bene senza rovinare molto. È peccato questo, però abbiamo lasciato questi piccoletti che fanno benvenino, coperti, perché così gli avversari li freghiamo noi. Questi li copriamo lo stesso con dell'erba secca, vedete, così, e poi andiamo a tagliarci quelli più grandetti. Guardate un po', guardate questo si deve assolutamente tagliare. Guarda, fungo di carne, perché ha la consistenza della carne questo fungo. I nostri nonni lo chiamavano gordolina rezza, fungo di carne, e noi
guardate un po', bellissimi, questi lì piccoletti li lasciamo, è un peccato prenderli, no? Vedete l'eringio, la spina, guardate, vedete, questo è il cardo selvatico e il fungo ci va a nozze, no? Qui ce ne sono piccoletti, attenti, guarda, tagliamo quelli, guarda, vedete? Questi li abbiamo risparmiati e questi saranno dei funghi. Pazienza, se non li troviamo, pazienza. Li troverà qualcun altro, ma almeno... Guardate questo qua, guardate questi qua, guardate. E noi li lasciamo, è un peccato prenderli, dai. Un buon fungarolo deve lasciarli questi funghi piccoletti. E poi se li trovano gli altri, pazienza, ma almeno hanno sporulato e quindi... Attenzione, cosa c'è? Andiamo a tagliare questo qua, questo è bello, questo è un fungo di casa, guardate, copri le gambe, copriamo questo piccoletto che deve ancora maturare e poi ce ne sono altri due qua, guardate un po', che dite, coprire, nessun vantaggio agli avversari, se vogliono lo devono scovare, poi guardate questa famiglia. Guardate qui. E poi ce ne sono altri. No. A dopo. Ciao.